Hai offerto uno spunto citando il film dei Taviani con Gian Maria Volonté, Un uomo da bruciare. Un'altra. Allora lavoravano insieme, fino a un certo punto hanno lavorato. Sì, sì. No, mi viene in mente, tu hai citato quel film lì, un altro, ahimè, anniversario quest'anno. Stiamo parlando e ogni tanto appunto nei festival. Forse ricorderete che noi abbiamo dedicato proprio a Gian Maria Volonté qualche anno fa la più grande retrospettiva mai realizzata intorno a questo gigantesco attore. Ma questa retrospettiva è stata facilitata dal numero minore di titoli interpretati da Gian Maria rispetto alle 150 film di Marcello Mastroianni, che pure dedicammo, è stata più difficile la scelta, oppure ai 150 film di Alberto Sordi, quando ricordarono Sordi, sempre nella linea che Scola voleva fosse una sorta di barra fissa del lavoro, la memoria, la storia, il cinema. Per Gian Maria Volonté, di cui quest'anno ricordo i 30 anni dalla scomparsa, e qui abbiamo voluto presentare uno dei suoi film dove non è il protagonista e dove, incredibile a dirsi, oggi non sarebbe possibile, gli attori che hanno interpretato quel film non hanno voluto il loro nome nei titoli di testa del film di Nanni Loi, era il Esordio, le quattro giornate di Napoli, perché era una scelta militante di sostegno da una parte alla popolazione napoletana che aveva lottato contro i nazifascisti per liberare la città qualche giorno prima che arrivassero gli americani. Quelle quattro giornate di Napoli sono cinque giorni prima dell'arrivo degli americani. Ma perché pochi titoli di Volonté? Perché Volonté, quando tu citavi i registi che scelgono, il cinema politico era pane quotidiano per loro, si parlava di Taviani, Scola. Voi credete che le commedie non fossero politiche? Le più politiche di tutte sono le commedie di Monicelli, di Scola, di Risi. Gian Maria Volonté sceglieva di fare il cinema solo se la sceneggiatura gli permetteva di riconoscersi storicamente, se era un personaggio realmente vissuto, o idealmente, se non era un personaggio vissuto, nel protagonista dell'opera che avrebbe dovuto interpretare e per il quale veniva consultato. Gian Maria ne ha fatti soltanto un 50 o 53, credo, contro appunto i 150 di Mastroianni, parlo di attori coevi nello stesso periodo, perché aveva questa determinazione nel decidere cosa interpretare soltanto se il tema, la storia, il personaggio gli permettevano di fare cinema politico, politica con il cinema. Facendo anche i personaggi, attenzione, mica faceva solo il rivoluzionario di Chianzade oppure Enrico Mattei del caso Mattei, faceva anche il bandito Lucky Luciano, uno dei grandi capi della mafia, perché anche quella per lui era una scelta di politica culturale e di mancata politica degli stati, non quello italiano soltanto ma anche quello americano, che permettevano per esempio che Al Capone finisse in galera non perché era un assassino ma perché era un evasore fiscale, cosa che dovrebbe essere, vedremo sparire tanta gente da questo paese se si andasse solo sugli evasori fiscali senza considerare gli assassini. Per chiudere un attimo su Volonté, perché è stata anche l'occasione, noi abbiamo, presentando questo film per ricordarlo, ci saranno tante altre iniziative nel corso dell'anno che si completeranno nella data della sua scomparsa, il 6 dicembre, si concluderanno alla Maddalena con questa iniziativa molto bella che si svolge da anni, che si chiama La valigia dell'attore, e l'attore con la valigia è Gian Maria, che è organizzata da sua figlia Giovanna Gravina, figlia di Carla Gravina e di Gian Maria Volonté, che si chiama Giovanna Gravina Volonté ora, che ha dato ormai la propria vita al cinema. Tra l'altro gestisce, fa l'esercente di cinema, gestisce delle sale di cinema, ma si occupa della memoria del padre, con un effetto straordinario dal punto di vista della costruzione degli eventi legati a questa manifestazione che si svolge alla Maddalena, dove c'è la tomba di Gian Maria Volonté ogni anno in estate. Tutti i più grandi attori e attrici italiani, non soltanto gli attori ma anche le attrici,
partecipano con estrema passione, molto volentieri e a titolo totalmente gratuito, alla realizzazione di laboratori da essi gestiti. Quando vi parlo di attori, vi parlo di Cifuni, di Favino, di sì. Insomma, i grandi attori italiani, Sonia Bergamasco, che vanno alla Maddalena a formare, a informare anche giovani promettenti o promesse o aspiranti attori a spiegare il mestiere utilizzando il metodo Volonté, che si hanno sperimentato qualcuno direttamente e qualcuno invece solo come di questi più giovani attori come testimoni. Noi abbiamo dunque celebrato in qualche modo oggi gli italiani con questo film, abbiamo ricordato Gian Maria Volonté con Le Quattro Giornate e